Ciao a tutti, da me e da Pomettino. Molto bene, allora oggi siamo qui con la Lucina della domenica. Molto molto bene, oggi è l'episodio numero 2. Very very well, e oggi facciamo un nuovo esperimento, perché per ogni Lucina ci sarà un esperimento. L'altra volta abbiamo fatto in Petri Dish, invece questa volta qua voglio usare l'Angelina Film. Ho scelto questo orsetto, che è molto bello, veramente molto bello, e che cosa succederà? Ovviamente ci dobbiamo mettere dentro la lucina, eccola qui. Very well. Ok, scusate, avevo visto dei pezzi, no? Niente. E poi ho scelto questa Angelina Film, che è quella più trasparente che avevo. Perché appunto, se poi devo andare a farla luminosa, non devo fare qualcosa di troppo scuro. Dico sempre così, ma poi. Allora, sono dei cosi diversi. Questo è tipo. Così, questo c'ha su tipo dei teschi, non ho ben capito. E poi questa, che secondo me è la più bella, questa qua, aspettate. Guardate che bella. E poi c'era un pezzettino così. Io comunque che cosa faccio? Adesso non so bene nemmeno io come, anche perché qua c'è la testolina che si, come si dice? Si rimpicciolisce il buco. Io devo farci stare sia l'Angelina Film che la lucina. Quindi pensavo di versare un po' di resina, poi stropicciare un po' di Angelina Film, ficcarcela dentro, aggiungere un po' di resina, rimettere altri pezzi di Angelina Film e anche la lucina, ok? Farci stare tutto e poi non colorare la resina, quindi lasciarla trasparente per far vedere l'Angelina Film e poi vedere cosa succede. È super difficile secondo me perché non so ancora bene come fare. Penso di non aver mai utilizzato l'Angelina Film. L'ho usata davvero poco, soprattutto con la lucina. Non penso di averlo mai fatto. Quindi adesso vado a preparare la resina e poi piano cambio inquadratura e tutto. E pian piano cerchiamo di farci qualcosa, cioè di trovare una solution. Molto bene. Ok, molto bene. Ho preparato tutto, quindi adesso cominciamo. Per prima cosa cerco di spruzzare più alcol possibile per cercare di non far troppe bolle. Molto bene. Poi direi subito di cominciare versando un po' di resina. Allora, ho cercato di mettere l'inquadratura più alta possibile per farvi vedere qualcosa. Spruzzo ancora e adesso ho messo qua il bastoncino e ho, come si dice, fatto delle pallette di Angelina Film. Quindi adesso ne prendo una e mi aiuto. Ok, penso ce ne sia un'altra. Spero che non escano troppe bolle perché io già le vedo. Cerco di punzecchiare un po' per far uscire le bolle, però, madò. È un esperimento, siamo qua a fare gli esperimenti, non so come potrà venire. Io non lo so, stiamo sperimentando, sperimentiamo. Poi aggiungo altra resina. Ok. Poi spruzzo. E ora andiamo a mettere l'Angelina Film ancora. Io so come si dice. Come si dice? Sto facendo le cose che mi vengono in mente al momento, non ho preparato niente. Non so se ho fatto la scelta giusta facendo questa cosa. E ora mettiamo queste cavolo di lucine. Mio Dio. Forza, dovete scendere. Guardate che mi sto zozzando tutto. E zozziamoci, cosa vi devo dire? Cosa vi devo dire? No, mio Dio, perché mi è venuta in mente questa cosa? Oddio, sto zozzando tutto, aiuto. Ok, forse ci siamo. A questo punto ho usato il dito, continuiamo a usare il dito. Madò, sto sporcando tutto. Ok, però io in teoria la lucina dentro ce l'ho messa.
non so veramente. Cerchiamo di pulirci questo dito, queste dita qua tutte zozzose. Niente, mi sono zozzata ancora di più. Comunque, niente, mettiamo la resina. Secondo me poi l'angelina si alza tutta. Perfetto, mi è anche avanzata pochina pochina resina. E adesso mettiamoci ancora l'angelina. Ma la devo mettere anche qua l'angelina, secondo voi? Ma che ne so. Che ne so. Però stai dentro, già è difficile, ok? Il fatto è che io non ne ho preparata più, adesso ho tutte le mani zozze. Quindi. Forbicina. Ma perché mi è venuto in mente di fare questa roba? Ma che ne so. Ora facciamo, ne mettiamo una qui. E ne mettiamo una qui. Adesso facciamola stare dentro. Vai, esce tutto. Quello che esce taglierò. Mica devo diventare matta per sta cavolo di angelina da balorda. Guarda che bolla. E io volevo metterla sui piedi, ma. Ah, cosa mi è venuto in mente? Ok, adesso dovrei spruzzare ancora un po'. Okay. Io direi di lasciarli così. Magari quando la resina si sta un po' catalizzando, cerco di buttarci dentro ancora un po', così è più densa, magari l'angelina rimane. Se no quella che esce la teniamo lì. Non so veramente, non so. C'è questo pezzettone qua, vedete, che continua a uscire. E vabbè. O alzo uno o abbasso l'altro. Porcaccia. E niente, lasciamola così. Appena si catalizza, la scopriamo. Molto bene. Molto bene. Eccoci qua con pomettino. Sì, e adesso vi faccio un po' vedere il sotto. Allora, io quando la resina era un po' più durina, ho cercato di ficcarcela dentro di più. Però alcune parti poi sono volute riuscire, ma la resina poi era troppo troppo dura a un certo punto che non riuscivo a farci più nulla. Quindi l'importante è che lui stia seduto, anche se ne dubito un po', però poi vediamo. Però adesso io voglio vederlo appunto scoperto. Voglio vederlo. Allora. Vediamo un po', è la prima volta mi sembra che faccio una roba del genere, quindi ho un po' paura di vedere come potrebbe essere. Da qua non sembra per niente male, però non facciamoci influenzare subito dal prima, dal primo sguardo. Vediamo un po'. Oh. Ma sapete che? Aspettate, devo levargli la testa. Esci! Oh! Ok, ce l'ho fatta. Vediamo. Ma sapete che è super carino? Allora, qua si è spiaccicato un sacco. Vediamo se sta seduto. Più o meno, più o meno. È questa parte qua, un po' qui, ma anche se. Ci sta seduto, dai. Più o meno ci sta. Vediamolo un po' da vicino. Metti a fuoco. Allora, vediamolo. Ovviamente in alcune parti l'angelina film non c'è perché io l'ho messa dentro appallottolata. Dietro è più così, invece davanti si vede molto di più, perfetto. Sui lati è così, dietro così, sotto è così. Le manine così, ma guardate quanto è carino. Ora però dobbiamo vedere come si illumina. Se magari tutta questa, vedete che comunque fatemi vedere. Oh! Fa tutti i riflessi l'angelina film, che bello. Vediamolo un po', ovviamente con la luce accesa. Wow. Aspettate che spengo la luce. Wow. Ma è bellissimo. No, vabbè, ma sono troppo esaltate, è troppo bello.
Pensavo venisse una ciofecata, allora, non so se riuscite a vedere, ma se voi lo muovete, tutti i riflessini dell'Angelina Film si illuminano. Poi, ovviamente, vi metterò fo la foto di questo qua completamente al buio, ma sono troppo soddisfatta, ero spaventata perché appunto quando cioè, non sapevo bene come fare soprattutto il procedimento e tutto così, invece devo dire che mi piace veramente veramente tanto. Bello, è stato un bel esperimento, sì, molto molto bene. Questa lucina della domenica è super 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 approvata. Poi magari potremo provare a farlo con l'Angelina, magari colorata, e questa volta qua ho scelto quella più trasparente, magari mettendo pezzi o colorati, quindi tanti colori diversi, un po' più scuri, non lo so. Altri esperimenti, perché questo qua mi è piaciuto. Molto molto bene. Pomettino, ti piace? Sei soddisfatto? Ti ho anche messo a fuoco. Sì, Pomettino è molto molto soddisfatto. Molto molto bene. Intanto vi ricordo Instagram e link Amazon giù nell'info box. Molto molto bene. Guardate che bello dietro. Very very well. Un applauso. Molto bene, ve lo metto vicino a Pomettino. Ecco qui, guardate che belli che sono insieme. Molto bene, Pomettino saluta. Bravo. Io vi ringrazio di aver guardato il mio video. Vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao.